Padova e Anna Chiara Gambini, che sono arrivati da Roma proprio da pochissimo e poi ripartiranno. Non potranno vedere e sperimentare la bella confusione che sta vivendo Bologna in questi giorni. C'è di tutto, dal tour diretto, di scout, al festival francescano, è viva questa città in questi giorni. Allora, benvenuti al festival. Come già saprete, il tema di quest'anno è attraverso parole. Stiamo cercando di sperimentarci un po' tutti come Francesco attraverso le parole è riuscito ad aprire il cuore al sultano, come il sultano si è sentito compreso, accolto attraverso le parole di Francesco e lui stesso ha potuto donare a Francesco parole belle. E quindi come nasce il dialogo attraverso le parole? Come tante volte si fanno prove di dialogo, perché non sempre ci si riesce. Abbiamo chiesto a Gigi e Anna Chiara di venire a raccontarci la loro esperienza di famiglia che ha una vocazione particolare. Io ho provato un po' a seguirli e ad ascoltarli, potrei dire che la loro è la vocazione alla famiglia, va bene, la vocazione al matrimonio cristiano sicuramente, la vocazione a essere genitori ce lo racconteranno, ma hanno anche la vocazione di illuminare il matrimonio. A volte la famiglia e il matrimonio viene un pochettino, no? Presentato, mostrato sempre come qualcosa di un pochino complicato e difficile, a volte un po' pesante, perché ci sono tante da seguire, ognuno deve dare indicazioni, ognuno si sente libero di dare tantissimi consigli. Ecco, loro hanno questa vocazione particolare, credo che il Signore gli abbia dato, di illuminare il matrimonio, di renderlo una cosa un po' più leggera, un po' più luminosa e per diversi aspetti anche più fertile. Quindi hanno la vocazione della narrazione. Non so se li conoscete, ma adesso li conoscerete, no? Una narrazione della vita con tutti i suoi colori, con tutti i suoi profumi e con i diversi aspetti. Alcuni splendidi da famiglia ideale, come dicono loro da primi della classe, e alcuni normali, quelli proprio un pochettino più complicati di ogni giorno. Allora, diciamo alcune cose. Luigi De Palo, 43 anni, casomai ci interessasse l'età, non ce l'ho scritto qui nella scheda. È un ragazzo che ha fatto tante cose interessanti. Prima di venire qui, dicono che è stato anche in Senato questa mattina, perché è presidente del Forum delle Famiglie, perché è stato responsabile dell'Arte, scrive libri, fa giornalista, poi non so bene cos'altro. E poi dicono che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, quindi Anna Chiara Gambini, che sembra che sia meno famosa, però sembra che abbia l'abilità di tenere insieme un po' tutto, di tenere insieme una bella esperienza di famiglia. Il titolo che loro hanno è Ne parliamo a casa. Sulla falsa riga di un libro che hanno pubblicato lo scorso anno, però che sottolinea il discorso del dialogo, ne parliamo a casa. Quando dialogare diventa casa e quando la casa è il luogo del dialogo. Ma le parole sono sempre facili, belle, profumate, di aiuto, a volte sì e a volte no. Adesso ascoltiamo loro, potremmo fare che li ascoltiamo magari per 40 minuti, può darsi che io ogni tanto le interrompa con qualche domanda e poi dopo una quarantina di minuti voi potete fare tutte le domande che volete. Nessuno occuperà questa sala dopo di noi, quindi abbiamo tutto il pomeriggio tranne un treno. E grazie della vostra presenza, già da ora vi anticipo che sulle sedie trovate delle schede e vi chiediamo la cortesia, o come dicono le suore, la carità, di compilarle. Per noi è un grosso aiuto per il festival,
se rimangano ripeto poi le troviamo, vi ripeterò questo annuncio anche alla fine. Per ora buon ascolto e cosa ci dite sul discorso che la casa, che è importante parlare a casa e che le parole possono diventare anche la nostra casa. Vi lascio i microfoni e tutto di Venturino Arbolino. Allora, ciao, grazie dell'invito, siamo molto onorati, abbiamo visto che volte il festival si è spettatori, 3 anni fa io sono stata un pomeriggio intero ai giochi con i bambini che mi hanno chiesto di fare i giochi miei antichi per un mese, da come siamo stati qua, è vero, sì, abbiamo sperimentato che l'esperienza insegna molto più delle parole. Allora, ringrazio Suor Daniela per la presentazione, perché non è stata una presentazione ma anche una luce nei nostri confronti, perché certe volte quando vivi il quotidiano non vedi bene a fuoco e dici: Signore, ma dove mi stai portando? Allora, questa descrizione un po' anche della nostra vocazione, a volte la tua vocazione per venire qualcun altro, e cioè, per me è stata proprio una carenza, in un momento in cui magari io da mamma e moglie che un po' lo seguo a volte così tipo proprio la tartaruga dei cartonini, proprio dalle, cioè proprio un po' affaticata, è stato un dono, perché a volte appunto nella frenesia mi chiedo quale sia il senso, stiamo davvero facendo quello che dobbiamo fare, quello che ci è chiesto di fare, e a volte vedo da fuori è una luce, quindi vederci nella nostra vocazione mi ha dato una grande mano. Allora, io mi attaccherei al titolo di questo festival partendo dal fatto che uno dei problemi fondamentali che possiamo condividere con voi, perché noi non siamo maestri di famiglia, non siamo degli psicologi, non siamo dei pedagogisti, non siamo dei avvocati divorzisti, che lo so, che hanno una grande esperienza di come si litiga, cioè una grande esperienza di come si litiga, ma non altro. E, è che la maggior parte delle volte succede che in famiglia, più che sperimentare come attraverso le parole si possano trovare pronti dialogo, sperimentiamo come malgrado le parole si resista a stare insieme, perché effettivamente in famiglia ci riusciamo a dire, a volte anche pensandole, ma la cosa terribile, la frase tipica dei miei figli è: ma che t'ho detto? Dico: no, guarda, non mi hai detto niente. Ormai la frase più in refrena è il linguaggio del corpo, amore, quando ti guardano con quella faccia schifata proprio, che non ti sopportano più, e per l'ennesima volta gli hai detto qualcosa che loro non volevano sentirsi dire, e quindi ti dicono: sì, ma un sorrisetto, e in realtà ti stanno dicendo proprio una marea di malacce dietro. E allora si nasconde dietro questa frase: vabbè, ma io che ti ho detto? Dico: effettivamente non mi hai detto niente, ma malgrado quello che stai pensando di me, che io vedo che stai pensando di me, ci vogliamo ancora bene, ci sopportiamo a volte l'un l'altro, e ci supportiamo l'un l'altro, ci sopportiamo. Ecco, spesso in famiglia noi facciamo questa esperienza, e non dico spesso per modo di dire, cioè l'abbiamo fatta 25 minuti fa camminando la stazione qua. Se qualcuno di voi ci ha incontrato in quel tragitto, adesso si starà chiedendo che cavolo stanno dicendo questi due, perché questi due che stavano camminando sotto i portici adesso stanno lì davanti ai microfoni, perché effettivamente il Signore prende i peggiori e gli dice di qualcosa. Quindi in questo caso i peggiori siamo noi. Cioè, effettivamente facciamo quotidianamente esperienza di quanto effettivamente sia difficile a volte resistere alle, appunto anche alle parole brutte che ci si dice in famiglia,
quando avevano 2 o 3 anni, la stessa cosa ci succede anche nei confronti dei figli, perché io, non so, l'altro giorno mi ha detto, ma io non ero così, una frase che penso qualsiasi madre a un certo punto nella sua vita ha detto, cioè, ma io ero sempre sorridente, a me invece qui sto a fare il vigile urbano, io dico che passo le giornate a fare il vigile urbano, tu vai a dall'altra parte quella annoiata perché riceve 80 telefonate al giorno e questo tipo dice sì,
contenta, gioiosa, poteva rimanere così. Io non ero così, ma era meglio se eri così. Ecco, questo lo dico perché sentendo queste parole, ma sapendolo, magari è interessante questo tema appunto del dialogo, della parola, della famiglia, perché io da presidente del forum delle associazioni familiari, girando l'Italia, devo dire che la famiglia non sta male, sta male come noi raccontiamo la famiglia, cioè abbiamo fatto della famiglia, come dicevi tu su Daniela, una narrazione assolutamente negativa, triste, noiosa, grigia, stantia, ammuffita. Il Papa dice come il peso da sopportare tutta una vita, il matrimonio è la tomba dell'amore, coi figli uno riesce più a fare niente, no? Questa non è solo una narrazione, è anche un modo attraverso il quale noi parliamo. Io ricordo quando andavo da piccolo all'ufficio di mio padre, il concetto chiave era: meno male che inizio a lavorare dopo le vacanze estive, perché finalmente sto in ferie, perché in casa è un inferno e le ferie sono quando inizio a lavorare e non quando sto in vacanza. Ma lo ricordo benissimo, no? Che c'era questo rifletto tra colleghi. Questa cosa inevitabilmente ha portato però una mentalità. Non solo il 1968 ha distrutto tutta una serie di categorie, ma poi anche la narrazione che è stata fatta, oggi ritroviamo tutta una serie di situazioni che poi i nodi sono arrivati al petto. Dico questo perché è giunto il momento in cui invece va fatta una narrazione diversa. Non so voi, ma io incontro famiglie belle, sorridenti, complicate, famiglie dove ci sono tante ferite, famiglie appiccicate dello scotch, quindi non è che qua stiamo facendo questo approccio così buonista, cattolico, la famiglia è bella, no, dai, adesso vanno di moda con tutti i convegni, la bellezza della famiglia, la famiglia è bella, sì, è bella perché è complicata, è bella perché è più bella che difficile, ma non si può edulcorare il fatto che sia complicata. E dicevo, quando giro l'Italia, nelle associazioni, gran parte delle associazioni, soprattutto alcune oggi che sono molto attente a tutto quello che dici, io li chiamo gli esegeti, che tu dici una parola e loro fanno le esigenze di quello che hai detto. Ma allora tu vuoi intendere questo? No, non è che ho detto quello, però tu vuoi dire quello. E quindi quando ci sono spesso queste cose ti domando, cioè, ma che cos'è la famiglia? E questa gente cosa vorrebbe? Vorrebbe la definizione di famiglia, la manuale Cencelli. La famiglia? La famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio. Questa la sappiamo tutti. Quello che però non sappiamo, forse quello che è giusto ed è giunto il momento di dirci, è che i nostri figli non si sposeranno se noi gli ripetiamo sposati perché la famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio. Cioè mio figlio Giovanni, quello che adesso sta girando per Roma per cercare, no, di tornare a casa dopo essere stata la manifestazione di Greta, quello o quell'altro, gli posso fare una testa così dicendo: guarda, la famiglia c'è la fondamentale della società fondata sul matrimonio, sposati. O gli posso fare una testa così dicendo: guarda, il matrimonio è un sacramento, giustamente, no, visto che è un sacramento ti devi sposare. Ma non è questo che gli riscalderà il cuore. Non è questo che ai miei figli, che mi dispiace dirvelo, pure ai vostri, li spingerà a fare una scelta matrimoniale, che io sono convinto sia la scelta più bella del mondo, ma non è attraverso un convincimento che passa questo. Il cristianesimo, così come la famiglia, il matrimonio, il fare figli, tutta una serie di cose, ma anche il dono di sé, passano, lo diceva Benedetto XVI, per attrazione, non per convincimento. I miei figli desidereranno sposarsi se vedranno che io sono disposto a dare la vita per mia moglie, nonostante il suo carattere niente male. Chissà che non si sposeranno. Ecco. Le mie figlie devono provare invidia nel vedere l'amore che ho nei confronti di mia moglie, perché sarà il parametro di riferimento in base al quale loro si sentiranno, desidereranno essere trattate dagli altri uomini. Il padre di un mio amico diceva:
Io sono convinto che voi sarete felici non perché vi do l'opportunità di andare a scuola, vi do l'opportunità di studiare, perché io vi voglio bene. Ma lui diceva, voi sarete felici se io amo mamma. Non se io vi amo, ma se io amo mamma. Ecco, questo è un po' il segreto, cioè non cercare di fare pistolotti inutili. Poi Nayara adesso immagino che partirà da questo che ho detto per raccontarvi un esempio, ma non è una questione di, ripeto, fare una testa così alle persone, fare una testa così ai nostri figli. Magari bastasse questo. Prendi un figlio, lo metti in una stanza, gli dici tutte, con la certezza che questo sia convincente. No, non è così. Quando recentemente sono andato dal Papa, ho fatto i 25 anni della fondazione del Forum, no? E quindi funziona così, c'è il Papa, il Presidente fa un intervento, poi c'è il baciamano delle varie associazioni, i presidenti regionali del Forum, io stavo lì e presentavo al Papa tutti i presidenti. Sei di questi presidenti, due maschi e quattro femmine, regionali o di associazioni, non entrano nel merito, arrivavano dal Papa con le lacrime agli occhi. E lo sentite cosa gli dicevano? Qual era la sofferenza più grande per loro? Gli dicevano, santità, mio figlio convive e non si è sposato. Santità, mio figlio ha due figli ma non si vuole sposare. Santità, mio figlio vive a Londra ma non ha intenzione di sposarsi. Per una persona che ha fatto dell'associazionismo familiare, della famiglia, il centro, questa è una cosa che fa male. Se i miei figli non si sposassero, io lo sigo tanto. Questo però ci deve fare riflettere proprio sul fatto che, pur cercando di... che tante volte noi mettiamo prima una questione di principi, prima un elenco di regole, e poi invece quella che è la testimonianza. Che non vuol dire però, lo dico, che le regole non funzionano. Non è una questione, come spesso capita, di cattolici della morale, solo regole, o cattolici del sociale, no? È la testimonianza, sono un cattolico tutto. No, no. Qui si tratta di cercare di partire dal racconto, dalla narrazione, dalla testimonianza di sé, per arrivare anche alle regole, che sono altrettanto importanti. A casa nostra è successo un po' di tempo fa, immaginate, no, come è stato presentato il giardino, che è quello che fa tutto fuori, salva il mondo, c'ha questi incarichi nel mondo associativo, poi è stato impegnato in politica, così adesso è presidente del forum. Un giorno entra a casa, io chiaramente mando avanti la sua di famiglia, mentre lui salva quelle della nazione. Con questioni dottrinali, bioetiche.
famiglia mettendo gli ingredienti davanti. Allora, voi immaginate che io in questi quattro bicchierini mettessi gli ingredienti perfetti, mettessi la farina migliore della giusta della migliore d'Italia, biologica, setacciata a mano, senza muffe, senza bianca, senza niente, la virgola, la mettessi nella giusta dose qui, la dose di farina, la dose di lievito, non il lievito di birra, il lievito madre, proprio ereditato dalla trisavola di mia nonna, l'olio extravergine migliore nella giusta quantità, la presa di sale ovviamente grezzo migliore preso proprio dal mare, e vi dicessi: adesso sentite il profumo del pane.
volte devi allontanarti. Quando io andavo a dormire dall'amichetta mi ricordavo che c'era un profumo di casa mia, mi ricordavo che c'era un profumo che mi mancava. Se stavo a casa il profumo non lo sentivo più, mi ero assuefatta. E così oggi succede, mi succede da madre. Quando qualche figlio sta a dormire fuori, vado a letto la sera è l'ora della malinconia, ma questo è un po' per tutti, poi, cioè anche per i grandi poeti. Dico, ma volete vedere che
per il calcolo delle probabilità, quello che fare pure cambiare la cosa, perché sono tutti buoni, come funziona? Cioè sono proprio tutti uno stampino. Quindi io, al momento sembra essere abbastanza buono, ma io ci vado con il microfono. Dicevo che poi e ci mettiamo sotto le coperte, cioè mangiamo sotto le coperte. E facciamo finta che fuori c'è la neve, piove. Tutti nel lettone? Tutti nel lettone, chiusi ermeticamente con il lenzuolo. Guarda questo, delle sudate incredibili, però è bello così. E lei fa finta di arrivare, dove siete, noi usciamo fuori. La cosa che è che ormai Giorgio Maria fa questa cosa sotto le coperte e poi apre. Tira fuori e fa pum! Lei si spaventa, finta, è fantastica, tutte le sere, no? Se un po' di goccio. fa finta, no? Ti spaventi, ok? E qui dice, no, sono solo perché ci diciamo che cosa? L'Ave Maria, il Signore ci toglie una notte serena, non li posso dire. Quello è il profumo di casa di Paolo. Quello è il nostro paradiso, il mio paradiso. Se mi dicessero come immagini il paradiso, io direi così. Se io la negara, con questo libro abbiamo fatto 110 presentazioni, immaginate, nell'ultimo anno. Se io mi farò un giro con una trottola, perché comunque ho fatto 53.000 km in un anno, sono 4 anni che faccio 53.000 km, perché? Perché le logiche, le associazioni, i movimenti, le famiglie ti chiamano. Non è perché non ci abbiamo niente da fare, non è perché non ci piace stare a casa e quindi non andare a fare passeggiate. Non è perché, vabbè, hanno scritto un libro, conviene vendere un libro, 80 centesimi a copia, non è quello. Ma lo facciamo per un motivo semplice, che è lo stesso motivo per il quale stiamo qua. Abbiamo pensato e pensiamo e ammettiamo che questo sia il modo attraverso il quale proviamo a sdebitarci con il Signore per i doni che ci ha fatto per farci conoscere. Perché noi non abbiamo fatto nulla. Nulla per conoscersi e per sposarci. Se oggi siamo qua e non vivremo questa sera perché torneremo più tardi il nostro paradiso quotidiano, non è perché ci abbiamo tempo da perdere, è perché abbiamo rifiutato più importante, più bello, addirittura più bello, è un mistero questo, stare qui con voi piuttosto che vivere il nostro paradiso quotidiano a casa. Se io giro domani, mi vado a Padova, non lo faccio perché non voglio stare vicino a lei. Diciamo che con 5 figli ha un modo, un'altra concezione all'occhio, però non è questo il motivo. Ma è perché è più bello parlare, raccontare della bellezza della famiglia e far sentire questo profumo della nostra casa, che poi è il profumo delle vostre case, perché mutandis mutandis, non è che voi avete altri profumi o avete altri momenti che ricordano questo, piuttosto che vivere questo. E concludo dicendo una cosa che volevo dire prendendo quello che diceva Mariana sul profumo del pane. È fondamentale. Sui social network, che ci piacciono o non ci piacciono, ci sono, abbiamo due modi di vivere: o come megafoni del male, cioè raccontando le cose che dire, hai visto questi che fanno cose, o come narratori di bene. I social network sono una grandissima opportunità che le famiglie hanno di far sentire il profumo del pane. E molto probabilmente sono fondamentali perché i miei figli, i nostri figli, non sentiranno il nostro profumo del padre, perché sono assuefatti, cioè non vedranno noi come modello, né come profeta del padre, magari vedessero noi, cioè magari, poracci, però dico, ci farebbe piacere che il nostro approccio educativo, il nostro stare insieme possa influenzare positivamente i nostri figli. Ma molto probabilmente sentiranno il profumo del padre delle vostre case. Per questo è importante creare reti di famiglie, per questo è importante anche su social network parlare, raccontare la quotidianità e la bellezza delle famiglie. Perché i miei figli molto probabilmente magari si sposeranno perché vedranno la famiglia di Stefano su, non lo so, vedranno qualcuno di noi e dicevi, come è successo a me e lei? Noi non ci siamo sposati perché ci hanno detto mamma e papà, ci siamo sposati perché a un certo punto siamo andati a cena con la famiglia. Abbiamo detto, mazza che bella questa cosa. Loro avevano 4 figli e abbiamo detto, vogliamo vivere la stessa cosa. Abbiamo più fregati perché abbiamo fatto 5 figli. No, anche nel libro ci sta questo racconto, il mio paradiso e il suo paradiso, che un po' posso sintetizzare il mio
momento di profumo massimo, un suo momento di profumo massimo, lì mi diverto proprio a raccontare come invece io vorrei arrivare a letto trovando il letto intonso, magari con gli altri cuscini un po' come fanno nei film americani, no? Ci stanno le coppie che sembra, capito, che si guardano negli occhi e intanto tolgono i cuscini parlando della giornata e c'è la penombra, la luce della fagiurdi. A me piacerebbe fare questo, invece i cuscini che io metto a decorazione sono puntualmente buttati per terra perché sono arrivati tutti sul lettone. Il lenzuolo, quello che mi letto, è già tutto, quindi arrivo in una sorta di... Beh, il letto nostro sembra, cioè vedete il materassone che sta sotto al salto in alto quando ci risalta, c'è un buco al centro e io mi rifaccio il letto prima di mettermi a letto, però faccio la parte mia, che tanto tu già ci stai, quindi capito, per me è un incubo perché poi chiaramente sono presa da questa bellezza. Però in questo per raccontare che c'è anche un'individualità, una caratteristica personale, cioè effettivamente a me emoziona molto il suo diametralmente momento opposto, cioè il momento diametralmente opposto al suo, cioè a me emoziona proprio la mattina, perché